Benvenuti in questa nuova puntata del Pianeta Vivo. La vita. La vita è il principale campo di studio della biologia. Io mi definisco biologo sì, ma biologo teoretico, ossia, utilizzo un approccio olistico, o come lo definisco io meta-bioevolutivo, per approcciarmi, appunto, allo studio della vita in senso eh, ampio. E infatti, Facciamo un escursus su quali sono le discipline che può toccare la biologia, perché è una branca veramente multidisciplinare e pluridisciplinare, dovendo eh, congiungere varie, ehm, varie sezioni, vari settori e vari campi di indagine. In questo schema ho cercato di riassumere in maniera molto eh, appunto, mh, minima, perché ci sarebbe da... Eh, approfondire di più quali sono i suoi campi. Abbiamo per esempio la filosofia. La filosofia è anche la madre delle scienze che risale ai tempi più antichi, ma anche la spiritualità, perché la biologia si occupa dell'essere umano e delle emozioni e dei sentimenti che porta poi a decisioni dell'essere umano sull'ambiente. Poi si occupa di geologia perché studia appunto l'ambiente e le scienze naturali, si occupa anche delle basi della vita a livello fisico e chimico. Ma occupandosi di ambiente gioco forza si occuperà anche della cosmologia e dell'astronomia. Oltre a ciò, si occupa di ecobioevoluzione, che è quel termine che ho coniato io, che riguarda quindi l'adattamento e l'evoluzione. Dell'ambiente e degli animali, quindi gli esseri viventi, che insieme interagiscono in un continuo divenire. Perché? Perché tutto muta perennemente. E quindi ecco come possiamo vedere da questa rete, da questa ragnatela di, di branche e di collegamenti: la biologia è, eh, è tutto fuorché diciamo riduzionismo. Anzi, è lo studio del mondo, del pianeta fin dall'universo alle parti più eh, recondite anche dell'essere umano. È importante per la biologia anche studiare la storia. Pensiamo alla paleoclimatologia. Per comprendere come l'ambiente è mutato e muta e muterà in futuro, è fondamentale eh, occuparci anche delle cronache del passato, di come vivevano le società, del perché alcune civiltà sono collassate e perché si sono avute migrazioni sia di animali che di esseri umani, ma pensiamo per esempio alla branca della biogeografia, che studia come gli esseri viventi si sono distribuiti nel tempo e nello spazio. Quindi la, la vita, la natura, l'ambiente mutano perennemente, perché vi possono essere cambiamenti ciclici, quasi ciclici, periodici o anche improvvisi. Come è già successo in passato geologico. Pensiamo ad esempio alle varie estinzioni o alle varie eh, calamità naturali, appunto. Studiando l'ambiente, però, eh, la biologia incontra anche delle condizioni, che possono essere estreme. Ecco che ho coniato il termine di biologia estrema. Perché? Perché. Per certi versi, in certi ambienti, una persona eh, che non conosce, appunto, che, è addentro, che non è addentro a queste tematiche potrebbe pensare che eh, la vita eh, sia impossibile in determinati contesti, per esempio vicino alle bocche eh, vulcaniche o nei fondali abissali o in altre situazioni, per esempio nello spazio o su meteoriti o quant'altro. In realtà, studiando la vita sulla Terra e osservando quello che succede anche nel cosmo grazie alle missioni spaziali ecco che stiamo eh, la biologia sta eh, aprendo e ampliando un bagaglio culturale mai visto prima ed è in continua appunto eh, evoluzione essa stessa come branca eh, da prima si eh, ipotizzano eh, nuove e si formulano nuove teorie che possono essere valide per qualche tempo e poi a fronte di nuove scoperte e nuovi dati possono essere queste teorie o ottimizzate oppure falsificate o cambiate radicalmente. È questo che rende bella e intrigante la scienza. Ecco che quindi eh, lo studio della biologia estrema riguarda le condizioni evolvibili della vita, cioè come la vita si evolve anche in queste situazioni eh, davvero eh, inimmaginabili per noi e per il vissuto di tutti i giorni. Ma che cosa significa condizioni o ambiente estremo? Significa eh, che la vita si trova a mh, affrontare parametri eh, abiotici, quindi di temperatura per esempio, di pressione o di salinità, che eh, superano sia a livello, eh, diciamo, verso l'alto che verso il basso, ponendo una scala, diciamo, media eh, convenzionale, i valori della vita di tutti i giorni. Mi spiego meglio. Ci sono esseri viventi che possono vivere a temperature superiori di 100 100°C. Altri che possono vivere a temperature inferiori a meno 20 20°C, per esempio. È quello che si chiama, ehm, è quelli, quelli che si chiamano appunto organismi estremofili. In questa infatti eh, immagine è presente sulla sinistra una scala termica che va da meno 50 gradi a più 150 gradi centigradi e possiamo vedere come nel tempo la biologia abbia scoperto eh, la presenza di vita di esseri viventi dai microrganismi anche in realtà ad organismi superiori come alcune piante vascolari, eh, ecco che possono resistere a a temperature. Attualmente, eh, si che, a temperature estreme, attualmente si pensa che eh, appunto, la vita possa essere presente a condizioni di temperatura che vanno da meno 25 gradi a più 120 gradi, anche se teoricamente può andare anche oltre, ma eh, si possono fare test in laboratorio oppure si possono anche fare scoperte nuove. Per esempio nelle bocche idrotermali si possono raggiungere anche eh, valori di 495 gradi centigradi. Il magma, presente nel sottosuolo durante le eruzioni vulcaniche, può superare di gran lunga queste temperature. Ma se stiamo sulla Terra, beh, possiamo Scoprire che in Antartide si sono toccati, sono misurati in meno 98,6 ⁇ C e nel deserto dell'Iran, in un particolare periodo, si sono toccati addirittura circa i 70 ⁇ C. Quindi sono estremi veramente particolari, ove però esiste la vita. Ma qual è il, lo svantaggio di questi studi? È che gli ambienti estremi sono difficili da raggiungere, sia a livello tecnologico che a livello fisico per l'essere umano. Ecco che quindi parliamo di organismi estremofili quando eh, citiamo appunto esseri viventi in grado di vivere tranquillamente e prosperare in condizioni estreme. Qui in questa immagine abbiamo per esempio organismi che vivono anche a condizioni di pH estremo, da 0 come pH a 10,5 fino anche 12,5. Poi abbiamo gli organismi estremo tolleranti, quelli cioè che tollerano. Eh, condizioni estreme, ma per un lasso di tempo stretto, quindi temporalmente, ossia in maniera eh, diciamo non eh, procrastinata nel tempo, ma limitata. La maggior parte degli estremofili sono anche poliestremofili, ossia eh, sono organismi che possono resistere a condizioni estreme eh, affrontando diversi parametri però, cioè multiparametrici. Ma quali sono questi ambienti eh, dove gli animali, le piante, ma soprattutto i microrganismi possono vivere? Ebbene, sono diversi e in questa immagine eh, ne possiamo citare alcuni. Abbiamo per esempio le regioni polari, i mari ghiacciati e il permafrost, oppure abbiamo i deserti e gli ambienti aridi, abbiamo ancora i vulcani di fango presenti eh, sia sulla superficie ma anche nei fondali, abbiamo a tal proposito le bocche idrotermali o le fumarole, i geyser per esempio laghi iperacidi, quindi con un pH molto basso, e gli stessi vulcani. Abbiamo addirittura scoperto eh, microrganismi anche nei drenaggi acidi delle miniere, sia in zone in cui sono presenti alte concentrazioni di metallo, per esempio. Laghi di soda o laghi ipersalini, cioè con altissime concentrazioni di sali. Parliamo per esempio di una salinità anche fino al 35%. Parliamo poi di siti contaminati da radiazioni. E da scorie eh, nucleari, radiazioni che possono essere di origine naturale o anche antropica. Poi vi sono anche zone come eh, gli ofioliti, le fosse oceaniche e i sedimenti delle acque profonde, laghi privi di ossigeno o subglaciali. E infine possiamo anche citare l'atmosfera. L'atmosfera, in questi ultimi anni, si è scoperto che vive un cosiddetto aerobiota. C'è un, un biota, un insieme di organismi e microrganismi che eh, viaggia per tutto il globo. Non è eh, una novità eh, per noi che studiamo questi argomenti e ho il piacere appunto di condividere con voi: sapere eh, scoprire e eh, osservare come microorganismi, batteri, virus, eccetera, da deserti, presenti per esempio nel Gobi o da deserti del Sahara, possano viaggiare. In maniera transoceanica verso gli altri continenti e scambiare così patogeni. In questo modo si hanno nuove interazioni e nuove dinamiche di popolazione e quindi gli ecosistemi, in quello che viene definita eccobioluzione, possono continuare a evolvere. Abbiamo parlato di condizioni come pH, salinità, temperature, ma anche la pressione. Vi sono organismi in grado di subire pressioni veramente alte, come, per esempio, mega che è l'unità di misura della pressione. Gli organismi possono, si chiamano piezofili e possono sopportare valori di pressioni che vanno fino a 125 megapascal. Addirittura procarioti e eh, funghi o licheni, negli esperimenti spaziali, possono sopportare invece il vuoto, ossia pressioni a di 10 alla meno 13 e 10 alla meno 10 eh, megapascal. In questo caso molti microrganismi possono e organismi possono comunque eh, entrare in alcuni stati particolari della loro vita, ossia spore, possono cioè eseguire la sporulazione. Quindi è una, una struttura vivente che ferma la vita dell'organismo per un tot periodo di tempo. Abbiamo detto che poi sono anche organismi resistenti alle radiazioni, cito il Deinococcus radiodurans, che è un poliestrebofilo, è un batterio in grado di sopravvivere, anzi di vivere e prosperare in ambiente eh, radioattivo. E la biosfera con queste nuove condizioni, eh, queste nuove informazioni, non è più definita, ma è qualcosa di indefinito e che si scopre man mano nel tempo. Perché? ci sta dimostrando la potenzialità infinita della vita stessa e quindi del pianeta. E, oltre a ciò abbiamo parlato di microrganismi estremofili, ma per ogni batterio che vive in un ambiente estremo vi sono anche virus che vivono in ambienti estremi e che vanno a colonizzare i batteri. I batteriofagi in questo caso si chiamano. Ma non solo, abbiamo anche elementi virali come gli RNA satelliti o i virus satelliti o i, viro i viroidi. Insomma, recentemente i virus non sono più entità viventi, non viventi, quasi astratte. In realtà sono oggi considerate parte attiva della biosfera perché tutti ne siamo immersi, dato che i virus svolgono anche ruoli molto importanti per quanto riguarda gli ecosistemi stessi. Eh, possono andare appunto a eh, interferire e interagire con le fioriture algali, con i procarioti, con il plankton presente negli oceani e quindi ehm, interferire e soprattutto alterare e interagire tutta la rete trofica oceanica. Quindi, dai protisti agli esseri umani, dagli animali alle piante e ai virus. Quindi ecco che la Terra. E non solo la Terra, ma anche il cosmo, può essere abitata da una varietà enorme e immensa di microorganismi estremofili. È quello anche che possiamo definire metaorganismo. Che cos'è un meta-organismo? Quando nel nostro corpo, anche vi sono numerosi batteri e virus, un viroma, un, eh, un microbioma che conferisce benefici anche all'organismo stesso, cioè tanti piccoli organismi all'interno di un organismo ospite è quello che viene chiamato meta-organismo e questo permette una estrema adattabilità alle condizioni eh, ambientali che possono variare repentinamente. Per esempio, i microorganismi possono, possono conferire benefici immunologici, metabolici, ma anche possono influire sul comportamento e anche sulla cognizione, per esempio. Se però qualcosa non dovesse andare, se ci fossero cioè, eh, disturbi nell'ospite, allora si ripercuote anche nei microrganismi e così a livello diciamo eh, armonico anche sul, sull'ambiente sia interno che esterno. Cosa significa? Che uno stato di disturbo dell'ospite può portare a patologie, cioè può favorire eh, l'insorgere di microrganismi patogeni, così come eh, a livello di psico immunologia, quindi a livello psicologico, l'ambiente di un organismo, anche di un essere umano sotto stress può favorire l'insorgenza di patologie. E questo ancora per eh, spiegare come vi sia una connessione intima tra ambiente ed esseri viventi. Quali sono gli adattamenti ulteriori che sono stati fatti dalla vita? Beh, le piante sono in grado di resistere agli ultravioletti, sono in grado di colonizzare eh, regioni artiche, alpine, ma anche acquatiche e marine. E poi, e poi abbiamo un animale invertebrato molto particolare. Parliamo del tardigrado. È eh, un organismo di, difficilissimo da vedere d'occhio nudo, serve comunque un microscopio. Che è esattamente questo che vedete alle mie spalle: è un tardigrado, quindi è un invertebrato che è in grado di effettuare criptobiosi. Ossia, lui può sopprimere temporaneamente e reversibilmente tutto il suo metabolismo. Può assumere uno stato particolare chiamato TUN, una sorta di eh, diciamo essiccazione di se stesso e diventa quasi una piccola spora. Pensate che può resistere per anni. In questo stato. È tollerante a stress estremi di qualunque tipo, pressione, radiazione, gravità, ehm, essiccazione e sono organismi cosmopoliti e resistenti in una maniera incredibile. Vengono utilizzati anche per gli studi a livello di astrobiologia. Questi animali, appunto, possono restare in questa eh, fase per dicevamo lunghissimo tempo. Poi, appena arriva le condizioni ottimali, eh, tornano appunto alla vita come se non la fosse. E vorrei condividere ora con voi una piccola carrellata di adattamenti tipici degli esseri viventi. Per esempio, il pinguino imperatore. Il pinguino imperatore, per resistere al freddo nell'Antartide, si eh, dispone in, in colonie e quelli esterni, dopo un po', vanno all'interno per scambiare il calore ed evitare appunto di eh, rimanere feriti comunque dall'escursione termica. Il cammello. il cammello presenta gobbe che in caso di estrema siccità. Il grasso presente nelle, nelle gobbe può fornire acqua e energia al cammello. La rana del legno può, come la, sala, come la salamandra della Siberia, può eh, congelarsi, restare in vita e poi scongelarsi e riprendere quindi i suoi, le sue azioni, i suoi comportamenti dopo che è tornata la condizione ottimale per se stessa. I dipnoi sono pesci che presentano un adattamento della vescica natatoria atta anche a respirare aria. In caso di siccità i dipnoi si eh, cospargono di muco, vanno sottoterra e possono stare anche anni in estivazione fino all'arrivo appunto delle, delle piogge. Vi sono anche anfibi che possono sentire gli infrasuoni prima dell'arrivo dei temporali, oppure leopardo dei nevi, orsi polari e caribù hanno adattamenti incredibili al al freddo, quindi all'ambiente in cui vivono, abbiamo anche vermi che vivono, pensate, nelle zone veramente acide o a temperatura altissima come le bocche eh, idrotermali e per finire anche noi umani ci siamo adattati agli ambienti estremi, pensiamo ai popoli dell'estremo nord, ai popoli che vivono nei deserti o in altre condizioni presenti su questo nostro meraviglioso pianeta. Questa puntata del pianeta vivo termina qui e io vi auguro un caro saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!